storia parto da questa teoria, la teoria dell'uovo e del non uovo. È una teoria che abbiamo elaborato con Alessandro qualche anno fa, però secondo me è molto azzeccata per la storia che vi voglio raccontare. Allora, è puramente fantasiosa come storia e partiamo appunto da un ipotetico posto dove tantissimi anni fa viene costruito un arco romano. La parte, diciamo, rossa e la parte azzurra. Andiamo avanti con i secoli, quindi viene costruita sullo stesso posto un'abbazia. Allora, nella parte rossa vediamo che viene abbattuto un arco romano, la parte azzurra invece l'abbazia si integra con il dialogo con l'architettura preesistente. E così andiamo avanti con i secoli, quindi l'epoca delle rocche. Come vedete, è una storia molto di fantasia, però rispecchia alla grande la città di Jesi, il nostro territorio. Chiamo anche così, fino al 900, magari dove un'ipotetica filanda viene costruita, sempre il territorio, quello che utilizzavo con il rosso, abbattendo l'edificio precedente, l'altro rosso. Arriviamo ai giorni d'oggi, dove la parte rossa abbiamo un non luogo, cioè abbiamo un luogo che non ha identità, è un luogo come tanti, quindi non ci trasmette tutto quello che magari trasmette l'altro luogo, che è un'identità unica. Questo perché, secondo me, lo dico con la morte del cuore, questo luogo qua è uno luogo, cioè è un campo, una collina come tante. Di fatto è un posto che ha tantina, addirittura nel primo 12.000 anni, dove qui sorgeva la torre di guardia di Jesi, e quindi un posto pieno di contenuti. Per quale motivo dico che non è un luogo? È un luogo perché, facendo anche, domandando ad amici e alle persone che vivono questo territorio, non sanno affatto perché la zona di Santa Maria Nova e della torre si chiama torre. Di fatto le persone non conoscono la storia. Non conoscono la storia di quel luogo, quindi insignificante. Le persone, credo tante voi, credo tantissimi appassionati di storia, credo che voi siete qua in questo, quindi magari noi già lo conosciamo e per voi già gli abbiamo attribuito un valore, ma la comunità è fatta di tantissime persone e queste persone non danno importanza a questo. Forse sono molto interessate al passato, magari hanno avuto un trauma con la storia, non lo so, ma di fatto non sono qui oggi magari perché non sono interessate. Che cosa può fare la tecnologia? La tecnologia può fare questo, può integrare il passato con il presente, può mettere davanti agli occhi di tutti i giorni, può sensibilizzare al discorso che il luogo che vedete, che le persone non danno importanza, invece l'importanza ce l'ha, magari è successo qualcosa di importante. E quello che vi racconto oggi è la ricostruzione, usando le nuove tecnologie, della torre di guardia di Jesi, come nasce la ricostruzione virtuale. Nasce da persone come Alessandro, appassionati come Paola Coppola e magari come tanti altri. Quindi parte dai dati storici, magari da una ricostruzione, da un disegno. Poi tramite un programma di 3D, che se ne trovano addirittura qualcuno anche gratis, si può ricostruire, dico anche abbastanza semplicemente, perché per fortuna una torre in un cubo, quindi basta estrudere, si ricostruisce la torre. È un qualcosa, secondo me, di asettico, qualcosa che non c'ha cuore, è una forma, ma è ancora molto distante da quello che potrebbe essere la torre com'era. Cosa gli manca? Gli manca la pelle. Allora, la pelle della torre viene dalla realtà. Però mentre Alessandro parlava, inquadrava i mattoni, dicevo, porca miseria, un mattonino era di quell'epoca, quindi mi è sgamato la grande. Di fatto l'immagine che abbiamo vista prima viene rivestita con materiale fotografico reale, cioè che effettivamente sta lì. In gergo si chiama un'operazione di texturing, quindi questa textura applicata a un cubo verrà applicata alla torre per dargli quelle sembianze più realistiche. Questa è una visione, diciamo, a vista parallele, però come dovrebbe apparire la torre di Jesi nell'anno della sua ricostruzione. E
pseudo-artistico, ho voluto rappresentare la sofferenza della torre che non c'è più, quindi ho esagerato anche con una luce abbastanza teatrale e anche con le lacerazioni come se fossero ferite per dare delle sensazioni. Oltre a questo, la tecnologia si è spinta ormai, diciamo, in avanti, addirittura con l'interazione con la realtà. L'interazione con la realtà, ho portato un esempio di realtà aumentata. Allora, la realtà aumentata è il portaparole, quello che abbiamo visto fino adesso, integrato con la realtà. Poi quando accendiamo la luce, thank you.
1950 per vedere la torre nel 1850, 1944 per vedere nel 1944 e la torre dovrebbe apparire. Se non funziona è colpa del programma. Allora io ringrazio speciale